Cosa fare e non fare se un cane da guardiania si avvicina minaccioso? Il cane da guardiania è un cane di grossa taglia, normalmente qua è un cane bianco perché vengono utilizzate razze come il Maremmano abruzzese o il cane dai Pirenei e sono dei cani che hanno il primo obiettivo di difendere il gregge non solo dai lupi ma anche da qualsiasi altra minaccia che può arrivare. Quindi questi cani possono essere delle volte minacciosi anche nei confronti dell'uomo che avvicina queste greggi. Questi cani sono stati, il grosso di questi cani è stato addestrato a non vedere nell'uomo una minaccia e un pericolo e quindi non essere aggressivo nei confronti dell'uomo. Nonostante questo, oggi anche solo il proliferare di questi cani sulle Alpi ha fatto sì che delle volte ci possano essere degli animali più minacciosi di altri. Quindi, quando uno incontra questi cani, deve cercare in primis di rispettare il gregge. Rispettare il gregge passandoci alla lontana, non cercare di avvicinarsi e fare una fotografia a un agnellino, ma passarci molto alla lontana. Nel caso uno di questi cani vi venga incontro, uno si deve fermare, scendere dalla bicicletta, se ha un cane, il cane tenerlo al guinzaglio e cercare anche in questo caso di non essere aggressivo verso il cane, ma passargli alla larga e non intralciare il suo percorso. In ogni caso, se il cane è veramente minaccioso nei vostri confronti, potete segnalare l'evento e l'animale al comune o al parco o all'ente